La cima del Monte Stivo, sul versante orientale della Val del Sarca, domina dall'alto l'estremità più settentrionale del lago di Garda, o Benaco, e la piana alluvionale del fiume Sarca, che è l'emissario più importante del lago. Nella piana alluvionale, più a ridosso del lago, si trovano gli agglomerati urbani di Riva del Garda e Torbole, poco dietro Arco con le sue frazioni. Separa Riva del Garda da Torbole la modesta elevazione del Monte Brione, a ridosso della parte trentina del lago. Il Monte Brione si è generato a seguito del distaccamento e scivolamento di una parte del Monte Creino sulla sinistra idrografica della valle durante l'era glaciale. Alla fine di questa era un'isola completamente circondata dall'acqua. Nel corso dei millenni l'apporto detritico del fiume ha fatto dell'isola una collina di fronte al lago. Ecco il Brione in evidenza. Inserito nel microclima del lago di Garda, simile a quello mediterraneo, la piccola montagna ha un clima estremamente mite, con la vegetazione tipica del contesto mediterraneo. Il versante occidentale del Brione degrada dolcemente. Sono state identificate 500 specie diverse ed è stato dichiarato biotopo protetto. Ampiamente terrazzato è un esteso oliveto. Il monte, alto 374 metri sul livello del mare, ad est presenta una diruppata scogliera alta sino a 250 metri, dove si notano delle pile di strati di roccia calcarea molto friabile. Dopo averlo osservato da lontano per evidenziare il contesto in cui è inserito il monte, ci portiamo a Riva del Garda e precisamente al porto San Nicolò, che si trova esattamente alla base delle pendici sud-ovest del Monte Brione. Da qui abbiamo un'ampia visuale sulle rocce strapiombanti sul lago, che sono la caratteristica principale della sponda più settentrionale del versante gardesano occidentale. Ma vediamo anche la parte nord del più esteso lago italiano e sulla sinistra parte della sua sponda orientale delimitata dal Monte Baldo sul versante veronese. Di rimpetto al porto si trova la struttura del vecchio forte militare austro-ungarico, Forte San Nicolò. Il forte apparteneva alla fortezza di Riva del Garda, del grande sistema difensivo delle fortificazioni austriache al confine con l'allora Regno di Sardegna. Svolgeva la funzione di tagliata stradale, ma anche di batteria costiera. Costruito tra il 1860 e il 1861 tra Riva del Garda e Torbole, era un forte di prima generazione. L'armamento originario era costituito da 4 cannoni da 15 cm. La guarnigione era composta da 165 uomini e 4 ufficiali. Fu rimodernato tra il 1911 e il 1913. Il nuovo armamento consisteva in 6 cannoni da 9 cm che guardavano verso il lago e uno verso Riva del Garda. Disponeva di potenti riflettori per il controllo dello specchio d'acqua prospiciente al forte. Mentre nella parte della tagliata stradale venne sistemata una mitragliatrice ed alcune fucilerie. Da dietro il fianco est dell'ex forte inizia a salire il sentiero lungo il crinale del Monte Brione. Risaliti i numerosi gradini, giungiamo a un primo ballatoio che si affaccia sul versante diruppato del monte, con visuale sul lago. Sulla sinistra la cresta sommitale del Monte Baldo scende gradualmente verso il basso lago. Il percorso continua
seguendo l'apice della cresta diruppata del Brione, sempre con gradini. Qui si apre una visuale in direzione est sulla foce del fiume Sarca, al di là di questa l'abitato di Torbole. Nel frattempo abbiamo raggiunto il punto in cui si trova la struttura del Forte Garda. Il forte, costruito dal 1907 al 1909 sulla cresta del Monte Brione, ne segue il profilo per essere meno individuabile. Anche questo forte è inserito nel grande sistema di fortificazioni austriache chiamato Fortezza di Riva. Sistema difensivo concepito preventivamente a partire subito dopo la perdita della Lombardia da parte dell'Austria a seguito della Seconda Guerra d'Indipendenza italiana. Il Forte Garda poteva ospitare una guarnigione di 150-200 uomini. Era la fortificazione principale del Monte Brione e, come già detto, seguiva il profilo della montagna per nasconderlo alle artiglierie nemiche. Scavato nella roccia, sia nella parte anteriore che guarda verso il lago e anche in quella posteriore che volge verso ovest, che si affaccia sulla piana retrostante il lago con i centri urbani di Arco e Riva del Garda. Sullo spicchio di lago più settentrionale e sulle diruppate rocce che lo fiancheggiano, della sponda gardesana occidentale. Siamo esattamente al punto dove si trova il portone d'accesso al forte. Ci soffermiamo a visionare completamente tutta la parte posteriore del forte, in cui è inserito anche il portone d'accesso. Dopo di questo saliamo ulteriormente per visionare la sua copertura, seguendo ancora la scalinata che si snoda sempre sulla sommitale di cresta. Ecco la possente copertura in cemento armato dallo spessore di 3 metri che segue l'orografia del terreno. Il forte, nella sua parte ipogea, ovvero nella parte scavata in roccia, era costituito da una lunga ed articolata galleria che si snodava più in basso rispetto al piano di calpestio dove si trova l'ingresso. Questo sul versante volto ad est-sud-est che ha visione sul lago e sulla foce del fiume Sarca. Il forte svolgeva funzioni sia difensive che offensive. Era dotato di 4 obici da 10 cm in cupole corazzate, in grado di avere un'escursione di 360 gradi che permettevano di colpire bersagli nel raggio di 8,5 km. Era munito anche di 2 cannoni da 8 cm a tiro rapido per il combattimento ravvicinato. Completavano l'armamento 3 mitragliatrici da 8 mm ed inoltre era dotato di un potente riflettore a scomparsa. Seguendo sempre la cresta sommitale raggiungiamo la batteria di mezzo, poco sotto la cima del Brione. Mentre a ridosso della cima si trovano i pochi resti di Forte Sant'Alessandro. Questo forte fu eretto tra il 1880 e il 1881, rimodernato nel 1911, aveva una funzione di supporto per le segnalazioni ottiche con le altre opere di controllo nella piana di Arco e Riva. Dietro le batterie di mezzo, in direzione nord-est, vediamo il Monte Stivo e dei tralicci per le telecomunicazioni sulla sommità del Brione. Ma torniamo sulla batteria di mezzo, forte eretto tra il 1898 e il 1900. Era posto a controllo del passo San Giovanni da eventuali tentativi di penetrazione provenienti dal lago di Loppio e dalle pendici del Monte Altissimo. La struttura è stata realizzata con una spessa muratura in pietra
con la copertura in calcestruzzo. Disponeva di 4 cannoni da 12 cm ad affusto rigido su rotaie ed armamento leggero per il combattimento ravvicinato. La guarnigione contava su 114 uomini e 2 ufficiali. Una volta raggiunta la grossa croce in legno poco sopra la batteria di mezzo, abbiamo concluso l'escursione sul Brione.